Una cosa molto importante da dire, perché in passato si è molto fatto, ma è considerata clausola nulla per contrarietà a norme imperative, è la possibilità per il proponente di recedere dal patto di non concorrenza post-contrattuale prima della cessazione del contratto. Non si può fare. Non si può fare il patto di non concorrenza post-contrattuale, sorge al momento della conclusione del contratto, quindi deve essere pattuito in quel momento e rimane immodificabile, salvo sempre accordo scritto fra le parti che può derogare a qualsiasi parte, a qualsiasi previsione, in particolare a questo. Quindi non è possibile che il proponente da solo si svincoli. Quindi non prevediamo un patto di non concorrenza post-contrattuale che non intendiamo poi effettivamente portare a esecuzione, il che è evidentemente problematico, anche perché io proponente non lo so nel momento in cui il contratto sorge quanto la gente potrà nuocermi se mi fa o non mi fa concorrenza dopo la cessazione del contratto. Quindi è chiaramente un po' una scommessa sul futuro ed è una scommessa sul futuro parecchio costosa. Di fatto nei contratti di agenzia la non concorrenza post-contrattuale si vede molto, molto raramente.